usando una metafora calcistica, hanno scelto lo stadio, il campo, l'arbitro, le regole, hanno portato il pallone, ci hanno presentato una mobilità di 105 operai su 160 dipendenti. Questo per noi è inaccettabile. Da oggi inizia un cammino di lotta sfrenata contro questa idea. La Trafomec esiste se esiste il sito produttivo. Non ci possiamo accontentare di una Trafomec fatta di teste, perché questo è soltanto il preludio, appunto, per chiudere lo stabilimento di Tavernelle. Quindi oggi i sindacati unitariamente, tutti i lavoratori stanno qua a dire alla cittadinanza, al territorio, alle istituzioni che per noi la Trafomec rimane strategica e lotteremo fino alla fine per salvare tutti i posti di lavoro. Dopo diversi mesi dove ci sono stati dei segnali abbastanza contraddittori da parte della proprietà, dei soci sul futuro della nostra azienda, ieri siamo arrivati, diciamo, un po' allo snodo fondamentale. L'azienda ci ha comunicato l'apertura delle procedure di mobilità addirittura per 105 lavoratori su un totale di circa 160. La chiusura della Trafomec vorrebbe dire mandare allo sfascio tutte le famiglie che ci lavorano, persone che hanno preso mutui, che quindi devono continuare a pagare e non sanno più come fare, perché ci sono famiglie intere che praticamente ci lavorano e comunque vivono in base all'azienda, e quindi praticamente ci troveremo tutti in mezzo alla strada. È finita l'ora in cui chi arriva fa come l'aquila, prende, porta via, distrugge un territorio e se ne va. Questo noi non lo accetteremo mai, sicuramente. Abbiamo già visto questo film con la CISA, non siamo più disposti e disponibili ad accettare questa situazione. Veramente dovremmo cominciare a capire che noi non abbiamo bisogno di affaristi, ma abbiamo bisogno di imprenditori. Quello che sta succedendo qui alla Trafomec, secondo me, è una delle cose più assurde che possono capitare. C'è una dirigenza che non prende in considerazione minimamente la dignità degli operai e soprattutto ha giocato con la vita delle persone e praticamente ci ha messo in condizioni di non sapere più per quale motivo veniamo al lavoro. Ecco, è una prima risposta per dire il nostro no convinto all'azienda, che non può giocare sulla pelle dei lavoratori per errori che sicuramente non abbiamo compiuto noi. Non ci accontenteremo di accordi e di progetti e progettini che appunto non ci danno un futuro saldo e strutturato in questa azienda. Non vogliamo una Trafomec di 60 persone, vogliamo la nostra Trafomec che ha saputo in questi anni appunto sviluppare un grande business e che soltanto affaristi, perché questo bisogna incominciare a dire, affaristi che hanno lucrato sopra le spalle degli operai e come sembra hanno distratto risorse importanti a questo stabilimento, oggi noi questa crisi non la vogliamo pagare. Ritirino fuori i soldi chi l'ha rubati e non si parli di licenziamenti. Rivogliamo una Trafomec forte come è sempre stata nel mercato.